Siamo qui in diretta da Casa La Terza. Oggi abbiamo come ospite Pietro Del Soldà che ci raggiungerà fra qualche, spero, secondo. Pietro Del Soldà è conduttore, autore e conduttore del programma Tutta la città ne parla su Radio 3 e è anche uno scrittore, un saggista e si occupa, parleremo con lui di informazione, di come il Covid in queste settimane ha cambiato, sta cambiando il nostro modo di recuperare informazioni, di informarci, appunto utilizzando l'esperienza di Pietro che ha un osservatorio assolutamente interessante, che è quello appunto di un programma come Tutta la città ne parla, che va in onda tutti i giorni, va in onda alle 10 del mattino e tematizza quelle che sono le notizie appunto del giorno, quindi fa anche una selezione tendenzialmente di quello che è il panorama delle notizie. Stiamo aspettando ancora Pietro, che ancora non vedo, però dovrebbe arrivare a momenti. Intanto saluto tutti i lettori che stanno partecipando a questa diretta e chiedo a tutti di avere ancora un po' di pazienza perché appunto controlliamo, ma mi pare di capire che Pietro ancora non abbia mandato la richiesta di partecipazione. Quindi ancora un momento. Casa La Terza continua a fare le sue dirette tutti i giorni sempre alle 12. Abbiamo anche un po' ampliato l'offerta anche con alcuni speciali. Uno fra tutti che vi vorrei ricordare è quello della settimana prossima di giovedì, non della settimana, scusate, ma proprio di dopodomani, di domani, scusate, con Luciano Canfora, diretta alle 17 con Giuseppe La Terza, però su Facebook. Stiamo sempre aspettando Pietro, ripeto, magari non sono stato chiaro, domani pomeriggio sull'account Facebook di La Terza ci sarà un dialogo che l'hanno chiesto in tanti con Luciano Canfora e Giuseppe La Terza alle 17. Ecco Pietro, vediamo un po' se riusciamo a prenderlo. Stiamo ancora aspettando, ma ci siamo quasi. Il collegamento. Eccomi. Eccolo. Ciao Buongiorno, Pietro. ciao Nicola. Mi vedi bene? Ciao. Mi vedete bene? Sì. Sì, ti vediamo bene. Mi hai costretto, come dire, a fare un lunghissimo monologo a cui non sono abituato, non essendo io un uomo, come dire, totalmente di radio come lo sei tu. Quindi mi hai fatto un bello scherzo. Comunque, possiamo incominciare. Per chi si stesse collegando adesso, abbiamo Pietro Del Soldà, autore e conduttore di un programma di Radio 3, Tutta la città ne parla, che è un programma che ha come sua missione quella di tematizzare ogni giorno quelle che sono le notizie fondamentali, cioè le notizie che dobbiamo sapere o la notizia che dobbiamo sapere, facendo degli approfondimenti attraverso altri esperti, attraverso altri giornalisti, attraverso anche l'intervento di delle persone che ascoltano da casa. Innanzitutto, Pietro, ti volevo chiedere, tu, come tutti, stai lavorando, immagino, da casa, Sì, giusto? buongiorno a tutti e Ok. scusate il ritardo, ma era stato tutto organizzato per far fare un bel monologo improvvisato a Nicola Taddeo. Ecco, immagino, perché dalla Ma con quella tua. barba Ecco, bianca da filosofo, insomma, direi che. solo la barba, il resto non c'è nulla. Ma lo sapevo che tu mi volevi fare questo scherzo, non l'ho immaginato perché mi volevi mettere in difficoltà.
Tu conduci da casa, giusto? Sì, come Ottimo. quasi tutti i conduttori di Radio 3 in questo momento, in generale molti conduttori di Radio Rai, non tutti, insomma, ma nei limiti del possibile abbiamo già dall'inizio del lockdown cercato di ridurre la nostra presenza, in particolare nella nostra sede di Via Asiago, e questo vale anche per me. Io proprio ormai da un mese non metto piede nel mio ufficio, il che non significa che nessuno ci vada, perché una trasmissione radiofonica, anche se più leggera di un programma televisivo, ha comunque bisogno, e come, di un'infrastruttura e di persone che consentano la messa in onda, facciano la regia, colleghino gli ospiti, in particolare di un programma come Tutta la città ne parla, tutte cose che invece devono essere fatte da lì. C'è soltanto uno studio vuoto, come dire, al di là del vetro, a differenza del solito, perché io sono a casa. Ora, la conduzione da casa ha cambiato, immagino, anche la modalità di lavoro, cioè le riunioni immagino le facciate in video Sì, chat, certo. ma questo che cosa ha comportato dal tuo punto di vista nella, come dire, proprio non solo fisicamente, ma proprio nell'approccio al tuo lavoro? Allora, sicuramente il programma Tutta la città ne parla, per chi non lo conoscesse, ha la peculiarità di essere, come dire, cotto e mangiato. Si costruisce al mattino, a partire dalle telefonate che arrivano a filo diretto di prima pagina tra le 8 e le 8:45, e poi, in base agli argomenti sollevati dagli ascoltatori, noi ne scegliamo una in una rapida riunione che si fa anche coinvolgendo il nostro direttore Marino Sinibaldi. Immaginiamo quale tema affrontare, come svilupparlo, quali ospiti chiamare. E, beh, tutto è cambiato, direi, nella nostra modalità, perché la presenza fisica, ovviamente garantisce una velocità nella comunicazione, nello scambio di idee, nel cosiddetto brainstorming, perché tradizionalmente le nostre veloci riunioni, che durano anche soltanto un quarto d'ora, 20 minuti, sono fatte di scambi molto, molto rapidi, proprio perché siamo tutti vicino all'uno all'altro. Spesso il direttore è al telefono, però, come dire, a parte lui, siamo un gruppo abituato a lavorare con degli automatismi e dei meccanismi molto veloci che adesso non ci sono, e che vengono sostituiti dalla videochiamata, dai messaggi WhatsApp, e come tutti credo abbiamo il problema che una chat su WhatsApp o su Telegram o su altri sistemi di messaggistica istantanea, c'è il problema che poi le cose si perdono, uno dice una cosa importante e viene sommersa da 10 risposte degli altri, cose anche banali se volete. Accanto a questa banale routine che si è modificata, però direi stiamo resistendo molto bene. Beh, manca la presenza in studio, poi uno si abitua a tutto, però ecco, per me andare in onda ogni giorno in diretta alle 10, pur non vedendo il pubblico di fronte, ovviamente, ma avendo solo un regista e un tecnico al di là del vetro, significava entrare dentro una sorta di agorà orale, radiofonica. Stavo lì, sapevo che mi immagino io normalmente quasi le persone che stanno sentendo dai diversi posti, casa, lavoro, macchina, treno, autobus. Ecco, stare a casa rende tutto questo un po' più complicato e soprattutto nei primi tempi quasi surreale, distopico, perché appunto una cosa che per me era legata alle dimensioni, alle sonorità, agli oggetti della diretta radiofonica, si è trasformata nella stanza a fianco a quella dove io dormo, mi sveglio e ovviamente, come potete immaginare, senza cambiarmi molto d'abito, faccio quello che normalmente faccio in studio, con tra l'altro una tecnologia, e questo però è stato anche un grande salto in avanti nella conoscenza dei mezzi tecnologici, garantita nel mio caso addirittura da un'app che consente al mio cellulare di entrare in contatto con la sala controllo della Rai, che poi mi collega con la regia, veramente con un'app e con queste stesse cuffiette con le quali vi sto parlando ora, meglio di quelle senza filo, per essere proprio dei pignori, il cui microfono è meno sensibile, ma un microfono come questo, tenuto davanti alla bocca, si sta rivelando paragonabile come qualità a quelli degli studi radiofonici del servizio pubblico, è davvero impressionante. Quindi questa è stata una grande scoperta. Poi certo, alcune cose cambiano e vabbè, stare dentro un luogo di lavoro, soprattutto un luogo come Radio 3, fatto di persone molto intelligenti, amiche, un ambiente di lavoro molto molto bello, ma manca a me, come immagino, ma anche a milioni di italiani che oggi lavorano da casa, ma poi c'è il problema ben più grave di quelli che il lavoro non ce l'hanno, che stanno vedendo la propria condizione economica precipitare, quindi non ho neppure il coraggio di lamentarmi. No, assolutamente, da questo punto di vista possiamo dire che abbiamo tutti un grande privilegio, noi che po possiamo continuare in ogni caso a lavorare anche in modalità diverse, ci possiamo permettere anche questo lusso. E, anche se ti volevo chiedere, e poi magari entriamo un po' più nello specifico proprio del tuo lavoro e del tema di questa nostra chiacchierata.
la vicinanza dei due luoghi, no, non la vicinanza, la sovrapposizione, no, della tua di casa con il lavoro, cioè del tuo privato con il lavoro. È una cosa che ti pesa di più o pesa di meno? Perché io sto facendo questa domanda a un po' di persone e ho notato che c'è tanta differenza, cioè ognuno poi la vive in maniera diversa. E volevo sapere tu invece come la vivevi, se era una cosa che ti schiaccia o invece è una cosa che in qualche maniera ti permette di vivere la tua giornata, che poi è la giornata praticamente in casa, in maniera anche più proficua, ecco. No, non mi schiaccia, devo essere sincero, dopo lo straniamento dei primi giorni mi sono abbastanza abituato, anche se, come dicevo, non vedo l'ora di tornare al lavoro nel luogo giusto. Non mi schiaccia, è vero che il tempo aumenta, anche se le dinamiche di riunioni a distanza e comunicazione con gli altri attraverso i vari mezzi di messaggistica in realtà si allungano i tempi, quindi c'è un po' di efficienza da recuperare, secondo me, in questo passaggio dal luogo di lavoro alla casa. Dal punto di vista personale, però, non posso assolutamente dire che mi sta schiacciando, no? Ce la faccio, insomma, reggo, ripeto, penso che siano ben altri i problemi. Poi, appunto, ci sono case che sono molto affollate, questo non lo è. Non ho figli, il che rende tutto un po' più semplice, ovviamente. Per cui mi considero in una condizione senz'altro privilegiata, Nicola, questo sono sincero. Pietro, oggi avete fatto una puntata perché stanno anche arrivando dei messaggi proprio su questo, sulla didattica a distanza e soprattutto anche su come si sta immaginando, diciamo così, il passaggio da una didattica a distanza a una didattica di nuovo, come dire, fisica, se sarà possibile. Non so in Italia almeno. Immagino, mi pare di capire, non sicuramente entro giugno. Il problema appunto della non fisicità nel momento in cui si ha una relazione come quella docente-studente è un tema abbastanza grosso, nel senso che importante, nel senso che fare una lezione magari non potendo guardare negli occhi, anche perché le connessioni a volte non permettono di avere tutti collegati a video, ma farla come se si fosse in radio praticamente, cambia sicuramente la modalità anche di trasmissione di un messaggio di quel tipo. Tu Cambia che molto, sì. Noi abbiamo. Prego, prego, fammi pure la domanda. tipo di reazioni hai raccolto proprio lavorando proprio su questo tema in queste settimane? Reazioni forti, dure, importanti, soprattutto perché sono testimonianze di qualcosa che non è adeguatamente raccontato dai media e ancor meno diciamo così, dal dibattito pubblico e politico. Il fatto che non si tratta, e lo sanno molto bene, immagino che tra le persone che ci stanno seguendo ce ne siano che hanno questo problema quotidiano, non si tratta soltanto di una modalità nuova di fare lezione, ovviamente, perché al di là dei problemi giganteschi di natura organizzativa della vita familiare, per cui tra un po' milioni di italiani e genitori torneranno al lavoro sapendo che i loro figli stanno a casa e quindi che succede, soprattutto per i bambini più piccoli, è abbandono di minore lasciarli a casa e non è neppure così facile trovare una babysitter e farlo in sicurezza dal punto di vista sanitario, è un grande costo, il bonus babysitter potrebbe non bastare, ma soprattutto quello che si sta perdendo, devo dire stamattina particolarmente in trasmissione abbiamo un numero di telefono a cui arrivano messaggi, SMS e WhatsApp, grazie al quale io veramente ho di fronte agli occhi mentre conduco la trasmissione un mare di testimonianze. Tra l'altro si possono anche andare a leggere, se andate sul sito di Radio 3 c'è la sezione SMS che abbiamo pubblicati, quelli tra le 10 e le 11, di persone che raccontavano quello che sta succedendo ai loro figli, che bambini o preadolescenti, adolescenti stanno subendo un processo di, potrebbe dire, desocializzazione. Perché la scuola è, sì, certo, un luogo in cui si trasmette un sapere attraverso le diverse discipline e materie, ma è soprattutto un'altra cosa. È il primo contatto con un mondo non privato, al di fuori del guscio familiare, ed è lì che si costruisce la natura di cittadino di ciascuno di noi e il rapporto con gli altri, con i propri pari. La scuola non è solo il luogo in cui si impara la matematica,
la geometria, la storia o la grammatica, è un luogo in cui si incontrano le persone, in cui si fanno le amicizie, in cui ci si innamora dopo una certa età, o sempre più presto in realtà. E tutto questo è, come dire, messo nel freezer, in congelatore. Molti ascoltatori, Nicola, lamentano, oltre al fatto che la lezione a distanza è vista con diffidenza, seguita con fatica, poi bisogna essere anche molto bravi, quindi ci sono insegnanti più adatti, altri che lo sono meno, ma soprattutto si sentono sempre meno parte di un gruppo, parte di una comunità, e questo comprime e influisce negativamente sulla possibilità di apprendimento. Questo è un'emergenza che non è stata adeguatamente messa, come dire, in prima pagina da parte di tutti, a partire dal governo, che certo ha tantissime sfide gigantesche, però non si può dire ripartiamo, riapriamo le fabbriche, ricominciamo a lavorare e dei figli per ora, visto che le scuole possono essere focolai, ci pensano i genitori, perché questo ci pensano i genitori con un'incertezza sui tempi che mette in dubbio addirittura il fatto che a settembre si torni a scuola. Certo. O se si tornerà forse con ritmi alternati, facendo ancora largo uso della didattica a distanza. Tutto questo, questa incertezza, infligge pesantemente soprattutto su bambini che hanno appunto solo quella come finestra sul mondo esterno, e che oggi lamentano diversi genitori, mi piacerebbe sapere se è un'esperienza condivisa anche da chi ci sta seguendo, e lamentano il fatto che alcuni dei loro figli stanno un po' involvendo dal punto di vista della comunicazione con gli altri, soprattutto gli altri che non sono i genitori o i fratelli o le sorelle, hanno meno voglia di uscire, il mondo esterno, dal momento che fuori non si può far nulla, non gli interessa, un bambino, un ragazzino non gli frega niente di fare due passi fuori perché fa bene alla salute, e questo sta comportando una progressiva indifferenza, se non addirittura paure in alcuni casi per quello che c'è fuori, e tutto questo sarà da affrontare, bisognerà ricostruire un legame, una rete, un tessuto che unisce i bambini al mondo di fuori. Certo, infatti mentre tu parlavi pensavo proprio a questo, al fatto che il racconto della didattica a distanza è stato un racconto più tra virgolette tecnico, cioè sulla possibilità di avere delle buone connessioni, sulla capacità dell'insegnante di adeguarsi a questo nuovo tipo di didattica, ma si è meno, come dire, ci si è meno concentrati nel racconto appunto di questa nuova fase, sul riverbero di questo tipo di questa modalità sulle relazioni interpersonali di quei ragazzi che stanno dall'altra parte, che è abbastanza naturale che un conto è stare da soli in una stanza e concentrarsi su una voce e che spiega delle cose, un conto è stare in una classe con altri compagni, scambiarsi degli sguardi rispetto a una cosa che ha detto un insegnante, l'insegnante che guarda quello scambio di sguardi, che si regola, che capisce che cosa sta succedendo all'interno di un gruppo e modula in qualche maniera il suo discorso anche rispetto a quella sensazione, a quell'atmosfera che legge dentro quel gruppo. Questo ovviamente è sicuramente un tema di grande interesse, anche secondo me di grande interesse anche proprio da un punto di vista del racconto di quello che sta succedendo. Posso interromperti, Nicola, e rubarti il mestiere di conduttore di deformazione professionale, perché scorrono anche i messaggi su Instagram di chi ci sta seguendo, certo. E c'è Alessandro che infatti dice: in Italia i bambini non sono considerati un bene pubblico ma un bene privato, ai bambini arrangiati. Beh, la sensazione è un po' questa, cioè la questione, certo, dei bambini, la mancanza, la privazione di quella socialità essenziale non solo per l'apprendimento ma per la formazione della personalità, è una cosa che si può per ora considerare un problema privato, ci stanno i genitori e magari i fratelli e sorelle ci pensano loro, poi certo magari in autunno proveremo a ricucire, a rimarginare. È chiaro, questo non vuol dire avere una soluzione subito, probabilmente una soluzione non c'è nell'immediato, però caspita, almeno metterla all'ordine del giorno e farla diventare un oggetto di dibattito nelle ore infinite di discussioni televisive su MES, Eurobond, benissimo, domani vedremo cosa accadrà all'Eurogruppo, ma forse rubare un po' di tempo alle alternative di finanziamento delle spese che dobbiamo affrontare, che sia un fondo europeo, e dedicare qualche ora in più a questo argomento che entra come nella carne viva delle famiglie e nella vita vera delle persone, beh, non sarebbe male. Sono assolutamente d'accordo, Pietro. Mi sembra quello che tu hai annotato, mi sembra assolutamente, dovrebbe essere necessario
Però appunto questo tipo di approccio si fa fatica a vederlo e si fa fatica a vederlo anche proprio nell'informazione. E proprio a proposito di questo ti volevo chiedere cosa chiedono gli ascoltatori da un punto di vista dell'informazione? Cioè in queste settimane da quello che vedi tu tra gli SMS, le richieste, i commenti, eccetera, che cos'è che manca? Che cos'è, che, di cosa, chiedono, a cosa chiedono risposte, maggiori risposte o maggiori informazioni? Beh, Perché in parte ti ho già risposto, nel senso che chiedono appunto approfondimenti sulle questioni della loro vita quotidiana vera, che non sono solo le preoccupazioni sanitarie. Chiedono quindi, diciamo così, dei racconti anche che siano oggetto di discussione e poi di decisioni pubbliche condivise, questi aspetti dell'esistenza, il lavoro, il peso incredibile che ricade ancora una volta sulle donne, perché è vero che le donne sono meno colpite dal virus per ragioni che un giorno i virologi ci spiegheranno, gli immunologi. Nello stesso tempo però è vero che il lavoro di cura dei bambini, ovviamente, con ricadute addirittura sull'occupazione delle madri, forse nei prossimi mesi, e di chi sta male, ricade ancora una volta su di loro, perché, come è noto, la struttura familiare italiana è ancora fortemente orientata e gravata da un gender gap che non riusciamo a risolvere, quindi chiedono di parlare di questo. Chiedono di parlare anche delle questioni mediche, va benissimo, anzi, cioè, come dire, la salute è la prima preoccupazione di tutti in questo momento. Forse chiedono, questa è una interpretazione che faccio, più informazione e meno ansia. Meno dibattiti ansiogeni e anche, credo, un po' più accordo e raccordo tra gli scienziati. Ieri a Radio 3 è andato in onda su Radio 3 Scienza, un programma davvero meritorio in questo momento perché è una delle fonti più preziose di informazione sull'epidemia, sulla pandemia. Quello che è da Rossella Panarese ha intervistato uno dei più grandi scienziati italiani, il fisico Guido Tonelli, che da fisico però ha qualcosa da dire perché non è solo una questione di medici e virologi la pandemia. Il quale ha giustamente posto l'accento sul fatto che la scienza deve cercare di, innanzitutto, di evitare i contrasti, i conflitti a colpi di Twitter tra virologi che sono diventati un po' i protagonisti della scena televisiva e che entrano nelle famiglie, sono quasi tutti dei nostri parenti, no? Alcuni di loro i più famosi. Ma a parte questo, che diciamo, dipende molto dal narcisismo di alcuni spesso, evitare per esempio di. E questo gli ascoltatori lo chiedono, di alimentare false certezze, di dire c'è questa ricerca, l'ho fatta io e il mio gruppo, e quindi vale e fidatevi. Poi il giorno dopo arriva un altro che dice che quella cosa, quel risultato non è vero. Per esempio, ora si sta cambiando idea, mi pare, sulla risposta farmacologica. C'è di nuovo maggiore fiducia nei farmaci antiretrovirali, quelli costruiti per contrastare l'HIV, mentre fino a qualche settimana fa si privilegiava la clorochina, no? Tutti parliamo di cose che non conosciamo, tra l'altro, improvvisiamo immunologi. Però chiedono alla scienza, che è sottoposto a un compito gigantesco non solo sul fronte della ricerca, ma anche sul fronte della comunicazione, un po' più di pacatezza, serietà e soprattutto di essere trattati, no, questo diceva Guido Tonelli ieri, mi va di riportarlo, di considerare il pubblico come un pubblico di adulti e non di bambini, che quindi non è solo affamato di certezze come i bambini che chiedono perché, 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 ma esporre in pubblico anche la natura del metodo scientifico, che è fatto di certezze provvisorie, sempre falsificabili, di risposte che non sono mai esaustive, quindi non farsi inglobare, questo è come dire un messaggio anche al mondo della scienza, dalla logica mediatica che invece chiede il titolo, la risposta, la certezza. Infatti, è proprio questa è un'altra cosa interessante perché, come dicevi tu, la scienza viene percepita appunto attraverso i social network, i tweet, le cose come un ancoraggio di certezza assoluta, no? Se lo dice la scienza, allora è così. Ma la scienza invece il suo statuto è tale proprio perché è falsificabile, perché si mette sempre in discussione e quindi ha una sua di fatto fragilità rispetto a quello che è soprattutto una situazione come questa, che è un po' intrinseca e che in qualche maniera invece noi tendiamo ad eliminare dal discorso, forse anche perché ci sentiamo molto deboli, molto fragili, ci sentiamo in una situazione in cui che facciamo fatica addirittura
direbbe Salmon, facciamo fatica a narrare perché ci mancano un po' le parole. Uno shock così forte, questo, nelle nostre abitudini, nella nostra vita, nel nostro modo di concepire il mondo, che appunto dobbiamo rifugiarci in alcuni punti fermi e la scienza tendenzialmente ci sembra un po' un punto fermo al quale ancorarci. Però è un bel tema, un tema assolutamente, assolutamente importante sul quale sarebbe bello riuscire poi ad approfondirlo anche con altre Forse è letture. proprio una sfida, riprendendo proprio gli studi di Salmon, quello che ha il francese che ci ha spiegato che cos'è lo storytelling in politica e come sia tutto basato sulla narrazione, la seduzione, ormai il dibattito politico. Provare da questa sfida, dall'aver capito quanto è importante avere informazioni certe e precise, non ingannare, non illudere, pensiamo al caos sulle mascherine per dirne una, imparare appunto a tornare a una comunicazione politica e pubblica in generale meno improntata alla seduzione dello storytelling, senza nulla togliere al fatto che le storie sono importanti per coinvolgere il pubblico, per carità, però mantenendo di più la barra sulla ricerca e sulla certezza dei dati, anche dando più credito al pubblico, che non è fatto solo di bambini che vogliono essere imboniti da favole che agganciano le loro emozioni. Carlo Greppi, che è oltretutto un nostro autore, che forse tu hai avuto anche ospite, ci scrive: siamo in una società che non conosce che cos'è la conoscenza, citando Moren. Tu che dici? È proprio così? Beh, No, mi mi sembra. rifaccio. Guarda, mi ringrazio Carlo Greppi per lo stimolo, perché in effetti anche quello che dicevamo sulla scuola ne è un buon esempio. Pensare che la scuola possa essere interamente trasferita o per mesi e mesi sostituita dalla didattica a distanza, significa compiere un enorme errore su che cos'è la conoscenza. Perché la conoscenza non è, si potrebbe ritornare al mio amato Socrate, protagonista di altri lavori che ho fatto, non è trasferire acqua da un recipiente pieno, che sarebbe quello dell'insegnante, a dei recipienti vuoti, che sono teoricamente i cervelli dei ragazzi. La conoscenza vera è molto di più. Implica coinvolgimento, partecipazione, dialogo, messa in discussione, apertura alle idee dei ragazzi. Da un certo punto di vista, l'e-learning e la didattica a distanza, se non sono fatti in maniera smart, ma sono pochi quelli a saperlo fare, coinvolgente, fanno fare un passo indietro, altro che un passo avanti. Sì, tecnologicamente sembrano un passo avanti, ma sembrano ritornare a una modalità frontale che rende passivi ascoltatori i poveri studenti. E soprattutto alla base ha quel fraintendimento per cui la conoscenza sarebbe solo un trasferimento di nozioni e non invece un percorso, un processo fatto di dialogo, di coinvolgimento e anche di apertura alle idee degli altri. Senza questa Insomma, roba qua la conoscenza non è niente, non siamo terminali, non siamo noi device e supporti in cui inserire informazioni. assolutamente, assolutamente, perché appunto se non c'è la relazione, a quel punto la conoscenza non si forma in qualche maniera. Ritornando invece alla questione dell'informazione, può sembrare un'osservazione banale, però va da sé che l'emergenza, ormai non è più un'emergenza perché col passare del tempo un'emergenza così lunga diventa una nuova normalità, chiamiamola così. Però il Covid ha un po' impoverito, no? Il paniere di informazioni, nel senso che se noi sfogliamo un giornale, se noi guardiamo sfogliamo dei un guardiamo un programma televisivo, eccetera. Tutto si riduce un po' a tutto quello che è legato al Covid. È vero che è un fenomeno globale che ha fermato il pianeta, eccetera, eccetera, però io ho un po' la sensazione che ci stiamo un po' perdendo qualcosa rispetto a quello che sta accadendo intorno a noi. Ci sono tante problematiche che sono state messe assolutamente in secondo piano. E che forse non è proprio giusto che sia così. Tu hai questa stessa sensazione o sono io che sono un po' pessimista sulla qualità della nostra informazione?
Ti darei una risposta duplice, ambivalente, perché da un lato sono ovviamente d'accordo con te, io da settimane, non so più quante sono le puntate consecutive di Tutta la città ne parla, che dedicate alla pandemia e ai suoi effetti, e ci stiamo dimenticando, rimuovendo cose decisive che accadono nel nostro territorio o fuori dai nostri confini, la crisi dei migranti tra Siria, Turchia e Grecia, la guerra in Siria, in Yemen, l'Afghanistan, la Libia, la guerra di Libia. L'altro giorno sono riuscito a farci un breve approfondimento con Francesca Mannocchi, ma se ne parla troppo poco. Quindi sicuramente c'è, come sempre accade, come quando venne l'11 settembre, quando ci fu la crisi economica di Lehman Brothers, ci sono quei temi che riescono a condizionare, monopolizzare l'attenzione di tutti, e quindi necessariamente ancor più di un programma come Tutta la città ne parla, quello faccio io, che dipende dalle telefonate degli ascoltatori, è difficile che chiami qualcuno a prima pagina, Radio 3, per parlare d'altro. Dall'altra parte però c'è un lato B di questa mia risposta, perché ci stiamo rendendo conto di come questa situazione, questa pandemia, sia pervasiva esattamente come il virus, che nella sua invisibilità penetra qualunque meandro della nostra vita, no? E neppure la mascherina riesce a bloccarlo del tutto. E dunque a condizionare tutti gli aspetti, tutte le cose di cui normalmente parlavamo. Quindi può essere anche un'occasione per ripensare le condizioni strutturali, per esempio, del mondo del lavoro, il problema dell'occupazione femminile, della scuola, del rapporto tra generazioni, il rapporto tra le famiglie, il rapporto tra paesi e il rinnovato nazionalismo quando si dice è minacciata la sicurezza, l'economia nel suo insieme che dovrà essere ridiscussa. Ci sono molte idee in circolo che non riguardano solo il come dare liquidità nelle banche alle imprese, che è vitale ed è la prima cosa da fare, ma questa è anche un'occasione per ripensare un modello di sviluppo, per esempio, no? Cioè ripensare a un'economia impostata sul fatto che la sanità va comunque sotto la voce spesa pubblica, e dunque inevitabilmente, soprattutto per paesi indebitati come il nostro, una spesa da tagliare e ridurre il più possibile. Questa è un'ottima occasione per ripensare e riportare in particolare la sanità e la ricerca al centro dell'attenzione, al centro dell'opinione pubblica, e magari anche un giorno nelle campagne elettorali. Che bello sarebbe, no? Una campagna elettorale fatta non più sui barconi, ma sugli ospedali o sui centri di ricerca. Quindi diciamo, è ambivalente la cosa, perché è talmente onnipervasivo, passatemi il brutto parolone, il virus e la pandemia che ha provocato, che consente in realtà di parlare di tutto quello, cioè tocca tutti gli aspetti della vita, e non solo, mettendoli in crisi ci offre anche la possibilità di guardarli con occhi nuovi, come quando un giocattolo viene sì un po' rotto, però è l'occasione per guardare anche tutti i suoi meccanismi interni e magari farlo ripartire quando la pandemia sarà finita in modo migliore, riaggiustando anche meccanismi che già prima erano rotti. Certo, questo porterà grandi sofferenze, io sono contrario alle palingenesi del saremo migliori, andrà tutto bene, non ci credo, però l'idea è che il virus, entrando dappertutto, ci consenta anche di guardare questo tutto con occhi nuovi. Mi fa dare alla tua risposta, alla tua domanda, una risposta che è appunto duplice. Da un lato sì, e monopolizza l'attenzione, dall'altro è anche un modo per ripensare quasi tutte le cose importanti della nostra vita individuale e collettiva. Ma infatti potrebbe essere, sintetizzando, un'occasione per metterci un po' alla prova da un punto di vista anche un po' della, scusa il termine un po' semplicistico, anche della fantasia rispetto a quello che si può e si può chiedere o si può trasformare o si può organizzare insieme in maniera diversa, avendo un vincolo esterno, appunto, che è il Covid, che è un po', certe volte mi sembra, adesso mi sembra la cosa curiosa di quando ci dicevano molti anni fa, anzi qualche anno fa, ce lo chiede l'Europa, no? Sì. Ce lo chiede il Covid, no? Siamo costretti a ripensare tante cose, e forse può essere la buona occasione per ripensarle in maniera anche più positiva per tanti, più democratica forse. Beh, l'Europa è il caso emblematico, insomma è in gioco il suo futuro, e questa è davvero una crisi che può rivelarsi anche una straordinaria opportunità, se la sapremo cogliere, se la sapranno cogliere tutti i paesi membri, cioè cambiare completamente la prospettiva. Siamo totalmente in una condizione comune, e questo può portare forse, vediamo cosa succederà domani, a decisioni comuni, finalmente mettendo in secondo piano l'interesse nazionale, anche perché l'interesse nazionale sull'economia
a corto respiro, l'industria tedesca, l'industria dell'auto tedesca, per esempio, non va da nessuna parte senza la componentistica che le fornisce l'industria lombarda. No? Quindi è veramente un'opportunità vitale che quindi consentirà forse all'Europa di ripensarsi. L'esempio forse più importante. Assolutamente, assolutamente, sono assolutamente d'accordo con te, anche se non dovrei esserlo, perché dovremmo avere una specie di non dico di conflitto, però come si fa a non essere d'accordo con te su questo? A proposito di ripartenza, un'altra cosa che ti volevo chiedere sempre riguardo il racconto di queste settimane. All'inizio della pandemia, quando c'è stato il lockdown e tutto il resto, ha fatto molto scalpore l'idea, che poi è rimasta un po' nelle parole di Macron, che siamo in guerra, no? Oggi questa cosa qui continua un po' a circolare in maniera un po' sotterranea, tant'è vero che stiamo andando verso la celebrazione del 25 aprile e qualcuno dice dovremmo ripensare questa fase 2 come un dopoguerra. Ora, a me, devo dire, mi lascia un po' perplessa, mi lasciava perplesso il paragone della guerra, mi lascia perplesso anche il paragone del dopoguerra. E come mi lascia perplesso anche l'idea di questo 25 aprile di liberazione che deve tenere dentro tante cose che sono invece forse che non c'entrano niente con il 25 aprile. Tu che idea ti sei fatto su questa volontà di raccontare poi un po', non dico militarmente, ma con l'idea appunto della trincea, siamo in guerra, dobbiamo l'idea dello stato di eccezione. Più che rassicurare, più che dare, come dire, un elemento di razionalità al tutto, mi sembra che un po' vada a solleticare un po' quelle che sono le nostre angosce, ancora di più di quanto non lo faccia la situazione stessa. Sì, sicuramente la metafora della guerra e tutto il suo armamentario di termini, prima linea, trincea, aumenta l'ansia e quell'idea e questa sensazione di mobilitazione generale che è già presente di fatto e non ha bisogno di essere ulteriormente rinfocolata dalla scelta di queste parole. Quindi io, per indole pacifista, sono d'accordo con te. Devo dire che l'altro giorno questa mia inclinazione è stata messa, non il pacifismo, ma insomma il fatto di usare queste parole ora è stata un po' messa alla prova dall'ascolto di nuovo, mi dispiace, mi rifaccio ancora a Radio 3 Scienza, un'intervista fatta al primario infettivologo dell'ospedale Niguarda, che è assolutamente un pacifista, non è un uomo, il quale però ha detto, sempre intervistato da, mi pare, da Rossella Panarese, che stiamo attenti perché in realtà noi sul fronte medico e virologico stiamo veramente combattendo una guerra, che è quella che è la metafora che più si presta per spiegare a chi non si intende di medicina cosa fa il sistema immunitario, cosa fanno gli anticorpi contro un virus. Davvero dentro il nostro corpo, quando entra il virus, si combatte qualcosa di molto simile a una guerra, in cui c'è un nemico, una linea del fronte, dei contingenti che devono essere riforniti, che possono essere schiacciati e bisogna aiutarli con magari delle nuove forze immesse attraverso i farmaci o l'ossigeno. E quindi lui diceva, sì, mi rendo conto che è un linguaggio sbagliato, però se vogliamo veramente capire cosa accade, per esempio, nel nostro corpo, quando il sistema immunitario e gli anticorpi si trovano di fronte al virus e magari proviamo anche a inserire dei farmaci, il modo di funzionamento della guerra è quello più adatto. Se però poi invece noi spostiamo le parole, il linguaggio bellico, più in generale, alla società italiana, come sta affrontando la pandemia, lì sì, sono d'accordo con te, anche perché, non solo perché la guerra è brutta e questo provoca ansia in chi ci ascolta, ma anche perché la guerra presuppone tra gli umani la presenza di un nemico. Ora, se è giusto considerare il virus nemico degli anticorpi, per quanto riguarda noi come società, noi siamo abituati a pensare alla guerra come un nemico con cui poi dopo si arriva a un certo punto alla vittoria, alla sconfitta o ad accordi di pace, no? Cioè rimane sempre una controparte. Il nemico, insegnava Carl Schmitt, è colui che definisce la comunità degli amici. Io non sono molto d'accordo che questo sia l'unico modo di leggere la parola amico e nemico, ma insomma è un'altra storia. Però la cosa importante è che presuppone esista un nemico.
auspicare un accordo. Quindi nessun accordo di pace è possibile, e poi tornando a noi, più in generale siamo tutti insieme, noi umani, di fronte a una sfida che peraltro è invisibile se non nelle sue conseguenze sanitarie. Per cui sono d'accordo che forse bisognerebbe magari limitare l'uso delle parole belliche quando si tratta di capire, se vogliamo spiegarlo anche magari a dei ragazzini, che cosa accade dentro il corpo umano, e poi invece quando si parla di noi, della ripartenza, magari attingere al linguaggio del boom, del dopoguerra italiano per quanto riguarda l'impiego di risorse, no? Questo abuso della figura del piano Marshall. Ecco, vabbè, quello può anche, per intenderci, essere utile per far capire l'importanza del momento, l'epocalità della fase che stiamo vivendo. Però appunto stiamo attenti, perché come tu dici, la parola guerra, nemico, armi, battaglia implicano e inducono ancora più all'ansia le persone che ascoltano. Sì, per incoraggiarci leggo un commento, giusto per essere ancora più, meno, come dire, meno in ansia. Dice: bisogna spostarsi con immaginazione al dopo autunno, quando i dati della recessione saranno crudi, e prospettare da adesso riconversioni idonee ad affrontare quel dato drammatico. In effetti quello che un po' manca, ma questo, come dire, è anche normale, e non siamo noi due in grado di poterne, non dico discutere, ma anche prospettare delle cose, sono gli scenari, nel senso che gli scenari sono sempre molto, molto vaghi, non abbiamo idea di esattamente, non dico esattamente, ma anche in qualche maniera di quello che potrà essere lo scenario sociale, economico dei prossimi mesi rispetto a quello che sta accadendo adesso. Quindi sicuramente il tema dell'incertezza è un tema fortissimo, tant'è vero che ora, diciamo, le due paure che si contendono, diciamo, le nostre esistenze sono quella del contagio, ma anche quella del futuro. Tu su questo che idea ti sei fatto rispetto sempre al fatto che hai la possibilità di raccogliere giorno per giorno, come se fosse un focus group continuo, quelli che sono gli umori, è vero, di una parte selezionata, sono quelli che scrivono, mandano gli sms, whatsapp, però non sono pochi, e hai questo privilegio appunto di leggere il paese ogni mattina rispetto a quello che accade. E tu che idea ti sei fatto su questo? Ma indubbiamente il tema di fondo è proprio questo qui, cioè l'incertezza, oltre alla paura del contagio, che magari potrà essere mitigata nei prossimi mesi nell'attesa del vaccino, dal fatto che si stanno facendo molti passi avanti anche per quanto riguarda le terapie, la risposta farmacologica, il fatto che gli ospedali saranno più attenti e più attrezzati, quindi forse sul fronte sanitario sarà anche giusto un po' mitigarla la paura. Se uno si contagia, se non ha proprio malattie gravi concomitanti, dovrebbe riuscire a superarla abbastanza agevolmente oggi rispetto a quanto è accaduto in provincia di Bergamo, di Brescia, per esempio, fino a 20 giorni fa, 2 settimane fa, anche se il numero di morti, come vediamo, è ogni giorno devastante. Però poi c'è l'incertezza. Noi già vivevamo un mondo segnato dall'insicurezza, no? Tutto è profondamente interconnesso, ed è questa l'altra grande lezione che ci dà questo virus. Il virus e le epidemie ci sono sempre esistite, no? Si dice, vabbè, ma c'è stata anche l'epidemia, la peste, si tirano in fuori Manzoni, Camus o Boccaccio, però il fatto è che qui il virus è arrivato, una volta viaggiava a piedi, o via nave, quando arrivava un topo magari infetto al porto di Venezia, dove nacque l'idea della quarantena. Oggi in tempo reale si parla di polmoniti interstiziali sospette che sono state diagnosticate e non si capiva da dove venivano già a novembre nelle zone di Alzano Lombardo in provincia di Bergamo, perché lì per esempio l'interconnessione produttiva con la Cina è immediata, c'è un continuo via vai. Quindi questa interconnessione però produce anche grandissima incertezza sul futuro, perché non siamo più in grado di controllare quello che ci accade intorno. Questo era evidente prima, ora lo è diventato di più, quindi si è inspessito, come dire, quello strato di insicurezza che pesa su di noi, sui nostri sogni, sui nostri progetti. E già prima l'insicurezza
del futuro generava mostri, no? E appunto la necessità di coalizzarsi, magari reagendo a questa insicurezza, trasformandola in rabbia contro un nemico, uno degli esiti classici dell'insicurezza che ha determinato poi il protagonismo politico dei movimenti cosiddetti sovranisti, che sono ancora protagonisti della scena, anche se in Italia sono all'opposizione. E per cui mi sembra che sia dal punto di vista politico che dal punto di vista personale sia la cosa con cui fare i conti. E forse anche per una volta provando ad allenarsi all'incertezza, a tollerarla, a sopportarla, è una palestra straordinaria questa. Tutti noi non abbiamo idea di cosa faremo tra un mese, non parlo solo, sono tanti di quelli che proprio non sanno come oggi campare, perché il dramma economico è un altro tema che non abbiamo toccato, è quello ovviamente più doloroso forse, accanto a quello sanitario. Però poi c'è proprio il fatto di non sapere come ci si organizzerà, come sarà la vita propria, dei propri cari. Navighiamo a vista come mai prima, e credo che però sia venuta fuori, grazie a questa terribile pandemia, la sostanza vera della vita contemporanea, che è fatta di incertezza, di impossibilità di progettare, di continui e istantanei legami e cambi di scena che noi non possiamo controllare. Cerchiamo di vivere questa fase anche come una palestra per allenarci, mettendo, come dire, un po' in soffitta le abitudini del passato che volevano ancorarci a riferimenti saldi, validi per tutti. Questa roba non vale più. Certo, ha messo in chiaro quella che è la nostra fragilità, di fatto, no? Nel senso che noi spesso guardiamo sempre da un'altra parte quando non abbiamo un vincolo esterno così forte che ci mette davanti alla nostra fragilità. Il Covid ci spinge a riflettere, ad abituarci anche a questo, ad abbandonare quella nostra, come dire, desiderio di onnipotenza, no? Di sconfiggere tutto, di programmare tutto, di governare tutto. Non è possibile. Sappiamo che non è possibile, e all'interno di questa consapevolezza dobbiamo fare i conti rispetto a questo. Mi piace molto un commento che dice: bisognerà ricostruire un capitale di fiducia per gestire l'incertezza. La fiducia diventa un elemento chiave di tutto per uscire da questa situazione. La fiducia che negli ultimi anni un po' si è un po' sgretolata, la fiducia verso le competenze, la fiducia verso le classi dirigenti, la fiducia verso i corpi intermedi, i giornali, l'informazione, eccetera. Dobbiamo ricostruire partendo proprio da questo aspetto. Un'ultima cosa, poi ti saluto. Tu hai appena pubblicato un libro che è uscito, ahimè, proprio al momento, no, del lockdown, si chiama Sulle ali degli amici, filosofia dell'incontro, e filosofia dell'incontro in questo momento mi sembra quello di cui forse avremmo bisogno, perché tu, partendo sempre dai classici, partendo da Socrate, da Platone, da Aristotele, l'amicizia che oggi possiamo esercitare in una modalità un po' diversa da quella a cui siamo stati abituati ad esercitarla fino a che non arrivasse questa pandemia, in qualche maniera ci fa sentire, diceva Aristotele, come tu, come scritto anche nel tuo libro, ci fa sentire che esistiamo. Ecco, forse ti faccio una domanda un po' complicata, ma come la possiamo esercitare oggi questa amicizia? Come facciamo a sentire che esistiamo attraverso l'amicizia nell'epoca del distanziamento sociale, in cui appunto le relazioni sono mediate attraverso, appunto, come in questo momento, noi due ci parliamo, siamo amici, ci conosciamo da tanti anni, però non ci guardiamo negli occhi, ma non è la stessa cosa di come quando o passi in casa editrice o vengo io a trovarvi in radio. Anche se stiamo facendo un bel dialogo che magari senza questa pandemia non avremmo fatto, no? Ci sono opportunità nuove. Il libro io l'ho scritto ovviamente durante il 2019, l'ho finito di scrivere all'inizio del 2020 senza pensare a quello che sarebbe accaduto. Certo, sì, è uscito proprio in libreria il giorno, quindi non è arrivato in libreria perché le librerie proprio quel giorno hanno chiuso, per la prima volta nella storia, con un sottotitolo, una filosofia dell'incontro, che sembrava un invito alla trasgressione.
Però tu hai giustamente ricordato quella frase di Aristotele che per me è centrale, attraversa un po' tutto il libro dall'inizio alla fine, quando poi mi avvicino alla modernità, confrontandomi con Montaigne, anche con un poeta e scrittore che ho molto amato, che era Alvaro Mutis, Nietzsche, e cercando sempre di usare la filo delle parole della filosofia per capire la quotidianità. Io metto nei miei libri insieme la mia esperienza filosofica e il mio lavoro quotidiano immerso nell'attualità. Beh, io credo che quella frase, che è decisiva, è bellissima, misura tutta la distanza tra l'idea di amicizia, di filia antica, greca, che era innanzitutto una questione politica e non solo privata, come tendiamo ad intenderla noi, no? Cioè noi l'amicizia siamo abituati a relegarla, magari dandole anche molta importanza, però in uno spazio che sta al di fuori del confine della nostra vita pubblica, della nostra professione, come dire, tra amici si sospendono finalmente le regole, le gerarchie che dominano il mondo là fuori, il mondo del lavoro, il mondo politico, il mondo pubblico. Il che è un gran bene, per carità, ci mancherebbe altro. Dal punto di vista greco questo non ha molto senso perché, come dice soprattutto Aristotele, filia è il cemento della polis. Senza filia non si danno comunità politiche. I legislatori, dice lui, considerano la filia di maggior valore della stessa giustizia per la vita di una città. Ora, questo per noi non è pensabile, però può venire per noi una grande lezione da questa idea del rapporto tra filoi, tra amici, come appunto un rapporto che ci consente di mettere in pratica il nostro bene e di sentire appunto l'un l'altro che siamo vivi. Una esperienza così forte di contatto con l'essere che altre modalità di relazione non riescono a dare. Ora, questo io credo sia il tipico esempio di una saggezza greca che pur nella sua inattualità e abissale lontananza storica è in grado di parlarci e di smuovere qualcosa che noi abbiamo dentro e che risulta ancora più evidente, Nicola, secondo me, in questa fase, perché forse per la prima volta ci siamo resi conto, molti di noi credo, di quanto sia preziosa e vitale la condivisione con gli amici veri. Tra l'altro l'esperienza di tanti è che in questa fase, subito dall'inizio del lockdown, si è cominciati a parlare, a fare lunghe telefonate, non basta più il messaggio WhatsApp, c'è tempo per fare, il messaggino si trasforma in una telefonata di 40 minuti a volte, no? Andando anche a toccare i temi di fondo, come va davvero, questa ridiscussione della vita, delle sue categorie, si fa insieme alle persone più care, che certo ora non ci sono, e questa privazione del corpo lo renderà ancora più prezioso quando torneremo ad averlo a disposizione, il rapporto fisico, la presenza, l'abbraccio, la stretta di mano, l'avventura insieme, il viaggio insieme, tutte cose che ora sembrano sogni, no? Ma, e quindi avranno ancora più valore quando torneremo a farle, mi auguro. Dunque una grande lezione che dimostra come, io cerco di dirlo attraverso tante figure diverse nel libro, intrecciando filosofia antica e scene della contemporaneità, sia la cosa più importante, la cosa da mettere al tema, al centro della nostra vita. Io, scrivendo quelle cose, così come nel mio libro precedente, pensavo in generale al pubblico, ma di tutte le età, ma in particolare i ragazzi. Io con l'altro libro, non solo di cose d'amore, avevo girato l'Italia, ero stato in tantissimi licei e devo dire che spero di poterlo fare di nuovo, mi manca tantissimo questo raffronto, perché proprio chi si affaccia nell'adolescenza, all'età adulta, ne ha bisogno. Matera, scusami, ti interrompo, già te stanno invitando, t'hanno già invitato a Matera. Ecco qua, vi aspetto a Matera, lo presentiamo. Ci sono già stato con davanti, vi ricordo, a Palazzo Lanfranchi, mi pare 200 ragazzi delle varie classi del liceo di Matera, e spero di rifarla lì, come lo va a Milano, a Faenza, a Bari, in tanti luoghi in Campania, in Emilia Romagna, in Veneto. Spero di rifarlo presto, perché credo che per loro, ma poi in realtà per tutti noi, anche per chi è abituato a avere, vabbè, il lavoro, la vita seria, pubblica, e poi c'è il weekend, il tempo libero, gli amici con cui passare qualche serata o scambiarsi qualche messaggio, sia il momento invece di capire che l'amicizia è ancora di più, non è solo divertimento insieme, non è solo, dice Socrate, io questa cosa la metto in scena ricostruendo, interpretando a mio modo la morte di Socrate, non è solo un volersi bene, non è solo una questione di affetto, ma è una questione di un camminare insieme in un percorso che è di conoscitivo. L'amicizia è anche conoscenza. E poi si intreccia mirabilmente, in questo Socrate di Platone ci offre degli spunti attualissimi e geniali, col nostro rapporto con la bellezza. Io metto insieme amicizia e bellezza, facendo vedere che sono forse quasi due categorie equivalenti, paradosso ubriacante di Socrate, e poi ancora il fatto che l'amicizia non sia solo una questione umana.
Platone di nuovo ci insegna attraverso il Timeo, e queste cose vengono messe insieme. Io intreccio le parole del Timeo con quelle di Guido Tonelli, il fisico che citavo prima, che ha scritto Genesi, il fatto che l'amicizia non sia solo una questione umana, l'amicizia è così intesa come questo contatto più profondo con l'essere che ci fa sentire che esistiamo, implica anche che ci fa sentire parti di un contesto più grande, una natura non più come fondo a disposizione, diceva Heidegger, da saccheggiare, un arsenale da prendere come il petrolio, che tra l'altro sta crollando in queste ore mentre parliamo, ma sia qualcosa di cui noi siamo parte. Per cui io posso immaginare che ripensare, rimettere al centro della nostra vita l'amicizia, così come provo a presentarla nel libro, significhi anche fare dentro di noi quasi una transizione ecologica, abbracciando il mondo e guardando la natura, le sue manifestazioni in maniera diversa. In fondo anche la pandemia è stata provocata da un errato rapporto tra città e campagna, in Cina, tra uomo e animale. Guarda Pietro, dovremmo farne altre, diciamo, di puntate con te. Leggo messaggi entusiastici, Pietro, è bellissimo ascoltarti. Fioccano gli inviti e io sono onorato di averti sia come amico che come collega, perché le cose che dici sono sempre molto non solo esatte, ma riescono a cogliere alcuni aspetti di quello che è il nostro passato, di quello che è la nostra cultura, di quella che è la filosofia che abbiamo studiato a scuola, io l'ho studiato anche all'università, e le fai rivivere attraverso, appunto, poi collegandole a quella che è il nostro vissuto quotidiano, che è secondo me uno dei migliori servizi che si possano fare a quei testi e a quello che raccontano e a quello che cercano di dirci ancora oggi. Quindi ci stiamo avviando, anzi siamo avviati verso alla conclusione. Ti ringrazio veramente tanto di aver accettato questo nostro invito. Grazie a te, mi sto quasi commuovendo per le tue parole, quindi è proprio il momento. Vabbè, allora, ti volevo chiedere come ultima cosa, sì, se ci potevi dire quello che è il tuo un libro che stai leggendo in questo momento, che hai letto, che ti sembra interessante da leggere o consigliare. Ho ripreso in mano questo libro, bellissimo, di Giosuè Calaciura, Borgo Vecchio, Sellerio, un racconto onirico che per chi conosce lo scrittore siciliano, chi non lo conosce, è davvero un'introduzione favolistica e lirica e quasi epica dentro la vita di alcuni personaggi di un sobborgo degradato di una Palermo immaginaria, in realtà, che è un viaggio bellissimo che avevo fatto e ho rifatto e di cui consiglio vivamente la lettura. Ottimo. Ti ringrazio molto. Grazie a voi e grazie a tutti per i messaggi che hanno mandato, che sto leggendo anch'io sullo schermo del mio telefono. Grazie di questa bellissima chiacchierata. Vi aspettiamo domani con l'appuntamento sempre alle 12 per Casa La Terza. Avremo ospite Maurizio Viroli con Ludovico Staidel e si parlerà di nazionalismi al tempo del Covid, proprio uno dei temi cui abbiamo accennato e che mi sembra assolutamente interessante. Che la cosa, seguirò, senz'altro. Assolutamente, che cosa vuole dire essere, come dire, come si trasforma il concetto di patria repubblicana e come invece bisognerà una volta per tutte, forse questa è l'occasione giusta, abbandonare i nazionalismi che sono oltretutto inutili in questo momento. Grazie a tutti, a voi, e grazie ancora a Pietro. Grazie, ci vediamo. Ciao. Ciao.